ieri sera abbiamo fatto una serata a Milano, minchia, scasciati a merda. Scanname potente proprio. Però preparatevi perché ci sta venendo un mezzo trip di prendere proprio un martedì sera a Milano. Minchia. Attenzione. Tutti martedì sera proprio ignoranza, sì, in discoteca a Milano. Fissi proprio, martedì sera a Milano mi spacco. Prenotate già le camere d'albergo se arrivate tipo da Savona, capito? Perché è un cazzo di casino. Se riuscite a entrare, perché poi minchia. Vabbè, questo sì, se riuscite a entrare, perché non senti, è che... bello, ho scoperto che in alto nel video tu metti link per andare a comprare la no roba. Lo fai in automatico, t'ammazzo, cioè, se tu adesso pensi, prova a pensare a un brand, a qualcosa. Hai visto che è uscito qua, hai visto? Uno va lì, clicca sulla i, cazzo, c'è Fumagazzi, sì. Certo, se clicchi sulla i vedi, ma è cliccabile proprio... qua? Certo, è cliccabile, se uno clicca adesso gli esce proprio e va sono sul gli sito. Orologi belli tipo questo, no? Sì, tipo questa qua, tutte le robe, Gaspacca, capito? Aspetta vediamo se il figo lo trovano, cliccano lì, trovano il figo. Ah, ho capito, tipo se io adesso pensassi all'album Maranza, cliccano sempre lì, esce l'album Maranza. È vero, è uscito il link. Hai visto? Minchia, non è una che roba, hai capito? Cioè, ti faccio un esempio, vede la t-shirt gadget, cazzo la gava, clicca qui, clicca. Ma che bella sta t-shirt. Gli viene fuori il coso. Pezzo di merda. Perché sono straccione, tutti vestiti bene? No, belle anche le scarpe. No, le scarpe tue sono stupende, queste qua mi devi cagare il ca... Ha delle Adidas bellissime. Ah! C'è anche la forza di però picchiare. Queste non le trovate nel link qua, quindi tranquilli. Esatto, mica dai. Allora senti, mi è venuta un'idea. Minchia paura, panico, 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 paura. Oh, come? Paura. Siccome a me piacciono le moto d'acqua, sai che c'ho la moto d'acqua io a Miami, mi perché se proprio sono indebitato come un bastardo. Te la vuoi fare alzata? Minchia, me la voglio spaccare anche all'Italia. Ti vedo già uno a Riccione che gli passi anche a Jesolo, è zona Jesolo. Perché alla fine in Italia ci caga nel cazzo, ma la moto d'acqua è una figata assurda. Soltanto che ci vuole la patente, le rotture di coglioni. Il brutto che però della moto d'acqua quando vai in acqua non capisci a quanto vai. Sì che lo capisce, a quota chilometri, scemo. Ma se uno non lo guarda, devi guardare l'acqua, no? Per ancora c'è qualche tonno, qualche pesce, lo devi deviare. Sì, devi scrivere i tonni, cioè... va bene, dai. Inghia. Allora chiamiamo. Dovrebbero fare il moto d'acqua grill. Sai che figo? Che accessori c'hai? Tutto galleggiante. Informiamoci un po' in questo astuto mondo delle moto d'acqua. In Italia. Tamarri. Pronto? Buonasera. Madonna mia, buonasera. Sono le mezzogiorno, tutto a posto. Hai fatto serate ieri sera. Sei scasciata la nasca, anche seratissima. Senti, mi piace il tuo modo. Dai, ci manca un'ora al buonasera. Mi sono anticipata. Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamarri di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no? Sì. Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente? Allora, partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Così la prima di domanda era un po', diciamo, meno si vanifica. In che senso non ce l'hai? Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato perché non consegnano il nuovo. No, perché pensavo erano tipo le pesche. Quest'anno non avete fatto il raccolto, quindi no, ancora no. Quelle magari facevamo il raccolto, cerchiamo di essere dei buoni produttori. Invece purtroppo non è, quest'anno le consegne sono in ritardo. Cioè, praticamente le moto d'acqua sono più ricercate di mio cugino Pasquale, che si è fatto. Penso di sì. Che è un latitante famosissimo. Sarebbe meglio avere una moto d'acqua che un cugino che si chiama Pasquale. Ma guarda, mio cugino è una persona rispettata. Si vende un prezzo più alto. Che sto parlando, che sono prevaricatore. Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua? La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spark, che è un prodotto Sì, quel cesso piccolo, ho sì, capito, e arriva a 26.000 euro con la Yamaha. Minchia! Che invece è quella grossa. Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro, cioè cosa c'ha anche il frigorifero? C'è il frigorifero, la camera da letto, però, 26.000 euro. C'ha tutto, c'ha anche la piscina. Yeah, c'ha la scaletta, la piscina, il trampolino. Vabbè, senti, mi hai dato un sacco di informazioni e quindi non mi sento di infamarti, che era giusto per l'ingresso di questa cosa che dobbiamo fare. Molto simpatico. Ma tu hai qualche indirizzo dove andare a rubarne una? Si posso rubarla? Andare a rubarne in questo momento penso che non si trova neanche da rubare. E minchia, che però cazzo è? Basta andare al porto.
Cioè, ma sali e parti oppure devi andare a rapina? Devi avere la chiave codificata, ormai sono diventati bravi anche in questo. Non si possono rubare così. Sì, però se arrivo da dietro, papez, una testata. Sto parlando! Se arrivo da dietro, papez, una testata al tipo che c'è in groppa, me la posso fare. Bravo, bravo. Sempre poi che dopo che non ti ferma la polizia fuori che ci serve la patente. Quanto fa la moto? Quanto fa come velocità? Sì, come si scanna proprio sull'acqua. Allora, io non sono proprio afferrata, però intorno ai 110 km orari. Ma è troppo poco. Sono quante miglia? Ma 110 in un cazzo, io pensavo 160, 140. No. Io la voglio da 160, cosa devo fare? E devi farci una barca. Non una moto d'acqua. Io la voglio da 160, non c'è l'elaborazione. No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno. Ah, ho capito. Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'. Vabbè, adesso basta che mi sta proprio assiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, personaggio, sei stata bravissima. Anche tu. Ti auguro di fare i migliori affari del mondo, perché ormai sei piena di soldi, che hai venduto tutte le moto. Sì, capito, ma no, non mica tanto, perché non sono arrivate e quelle che devo vendere non le ho vendute, quindi quest'anno soldi. Ah, ho capito. Pochi, mi spiace. Calmati un attimo. Senti, facciamo così, ma senti, porto mezzo chilo di bambe, te lo vendo. Te lo smazzi magari in zona, quelli che non vogliono più la moto io ti fai quattro soldi spacciando. Hai capito, ma lì mi sa che non sono capace neanche in quello. No, lascia stare, ma restano subito. Ma che cazzo ci vuole? Sono praticamente delle palline, te le metti in bocca. No, la sputa palline blu. Non mi riesce, ma non perché perché mi fanno subito tana. Minchia, come asciughi i cazzi, quando parli mi stai ansiando. Senti, ma la signora non ce l'ha allora la non c'è un cazzo. Non è che la convinciamo, se chiedili se magari la portiamo a mangiare la pizza, se chiedi se gli piace la pizza da mangiare, magari gli offriamo una cena, ci trova la moto, va. Ha detto di no, non sei tu a telefono. È mica la maga magò, signora. No, sono come maga magò, ma non sono brava come maga magò. Ma, signora, se la portiamo fuori a cena una pizza, ma che cazzo ridi? Che sto parlando? Ma senti, questa è fatta come una merda. Sei strafatta, te? Cosa? Sei strafatta. No, è mio cugino che, siccome si è appena alzato, che ieri ha pippato tutta la sera, tutto strafatto. Allora, capito? Allora, guarda, ce l'hai il cliente, ce l'hai di fianco a te. Che mi costa di più. Poi lui spaccia, non è che se la deve fare. Va bene, simpatici. Ti abbraccio forte, voi, ragazzi, proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, ciao! Ciao, sono pazzo! Ciao! Tamarri. Dov'eri sabato? Sabato ero a fare in culo, ero. No, ma venerdì, ma che cazzo vuoi? Ti devo prendere un'unghiata alla faccia. Lo schiaffo. Unghia tigre. Unghia così, bellissimo. La posta. Fantastico. Saluto di Tamar. Sento un movimento fumagazzi. Senti qua. Tamarri. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Sì, buongiorno. Ciao. Senti, tu hai le moto ad acqua? Chi parla? Sono Giovannino. Ciao Giovannino, dimmi pure. Ciao. Tu com'è che ti chiami? Scusa, l'hai detto prima. Senti, certo. Moto ad acqua ce l'hai tu? Ma da noleggiare o da vendere, intendi? No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione. Guarda, sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, la moto d'acqua da comprare. Ho capito, la vuoi nuova? Pronto? La vuoi nuova o la vuoi usata? E che cazzo è di Trebio questo? Pronto? Sì, nuova! No, non ce n'è moto nuova. Usata allora, perché mi serve. Usata, sì, vieni così, la vedi se ti piace. Che marca c'hai? Cos'hai di? C'ho Kawasaki e Sea-Doo. Allora, mi serve la più potente che hai? Sì. Kawasaki 310. Cavalli? 310. Velocità? Ce l'hai la patente nautica? Ma che cazzo mi fai le domande? Ascolta, mi hai rotto il cazzo. Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo? Ma succhiami il c***o
coglione. Ma pensate, sto cafone. Ma la gente è cafona. Ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua. Che cazzo fai le domande? Io compro il telefono. Tamarri. Bravo, questa delle moto da qua. Eh? Dai, 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 no, che cazzo fai? Scusa, sei partito. Che è stato automatico. Come di un culo devi fare? È stato automatico. È stato automatico. Oh, vai. Come vedi un culo non si deve infilare, capito? Tamarri. Oh, bellissimo, tutto a posto? Sei motorai, moto d'acqua, robe di Sidu, cose belle. Sono Massimin di quarto. Balordo, pesante. Rispondi, sto parlando. Non ho capito chi sei. Fantastica questa cosa. Vabbè, con calma, con calmitudine ti spiego tutto. Praticamente sono mezzo sciangato di Milano, sono un balordo, spacciatore, gentaglia. Voglio comprare una moto d'acqua, ma deve essere una roba che praticamente quando l'accendo sono già in Canada. C'è una roba potentissima, velocissima, che ti spetti nei colli. Ok, dimmi tutto. Che cazzo sei, un risponditore automatico? Mica la voce da robot, c'hai. Allora, partendo dal presupposto che proprio pezzi, i soldi te li infilo in bocca in nero, proprio se non me ne frega un cazzo, perché io spaccio e quindi i soldi arrivano proprio ma male nelle mie tasche, quindi non voglio fatture, non voglio un cazzo. Anche okay. Se non hai immatricolato non me ne frega un cazzo, tanto scappo. Ok. Non ho la patente, non me ne frega un cazzo. Niente, non serve, vai. No, vai. Poi? Tu, affari in culo, mi devi dire la moto ce l'hai. Certo. Che cazzo c'hai? Dai, dimmi, fra. Che marca c'hai? C'ho la Super... Che te la infili nel culo, che mi fa schifo. E cosa vuoi? Io voglio, come si chiama quell'altra marca lì, quella... La Sidu vuoi. Cos'hai tu? Quella da come sei tu. Ah, ho capito. Ho capito. Allora, vuoi vedere che proprio io faccio così? Prendo il ti metto al posto dei capelli, ti metto il velcro e poi ti lancio contro le tende, scemo di merda. E rimani attaccato come i pupazzi. Vuoi vedere che ti svegli una mattina c'hai al posto delle dita delle mani le dita dei piedi, al posto delle dita dei piedi le dita delle mani. Proprio te li spezzo uno per uno e te li rincollo. Ma guarda sto scemo di merda. Tamarri. Mister Sax. Pronto? Pronto? Ciao, sono Giovannino. Ce l'hai le moto d'acqua? Che moto d'acqua vuoi, Giovannino? Allora, mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è io e mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, la? La Situ. La Situ ha preso. E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah. Proprio arrivo con le borse in pelle, con i contanti. Ma deve parlare, non parla. Pronto? Pronto? Se mi dai qualche risposta, perché io sono pronto. Non ti sento. Mi senti meglio così? Dimmi, non ho capito cosa c'è. Ma che cazzo, vabbè, senti, dai, che non mi voglio ingazzare. Allora, moto ad acqua mi serve. Cos'hai, pronta consegna, nuovo? No, non ce l'ho. Usato? Niente. E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi. Dici che vuoi la sua adesso. Voglio la tua moto, che cazzo di moto ad acqua c'hai tu? Io non ce l'ho le moto d'acqua. Coglione! Che cazzo fai, scemo? Minchia, proprio dalla gola. Senti, allora come... C'è il numero di qualcuno che ha le moto ad acqua? No. T'ammazzo! Allora, posso dirti una cosa? Mi stai su cazzo. Lo so, ma sto... Ma pesante, bro, mi stai su cazzo. Perché mi hai tenuto 10 minuti al telefono e alla fine non c'hai le moto ad acqua. Lo so, purtroppo è un difetto. Che ti devo dire? Non so più cosa dire. Non lo so. Ci andiamo a mangiare una pizza? No, sono sposato io. Ma che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio. Vabbè, dai. Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai. Ciao. Ciao, limitrofe. Va bene. Ciao, grande. Grande, farei carriera nella vita, eh. Ciao, grande. Grazie. Ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono! Tamarri!
ma c'è un cazzo. No, praticamente non c'è una moto d'acqua in Italia. No, zero. Non c'è nessuno la patente nautica, ma non c'è neanche una moto d'acqua. Moto nuove, usate, niente. Comunque mi devo fare la patente nautica, se qualcuno... Cosa cambia da quella della macchina? Che c'è l'acqua sotto. Ah. Qui c'è scritto sulla patente, c'hai l'acqua sotto. No, la, sulla tua patente mettono il disegno delle onde. E lì si capisce che è certo. Diamocene, dai. Ma dove vai? Buongiorno. Cosa hai detto? Non l'ho capito. Motonautica. Ah, ho capito. Patenti nautiche, moto d'acqua? Sì, anche. Perché cosa gli occorreva? Devo praticamente... Cioè, la moto d'acqua. Voglio la moto d'acqua. Beh, guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, non, a cosa è interessato. Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla. Usata? Nemmeno. A rapina? Nemmeno. Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dici chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez. Nulla, nulla. Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai? No. Ah, non mi puoi venire. Arrivederci, grazie. In che senso? Buona giornata. Boh, ne abbiamo un po', dai. A me fanno tenerezza ste ragazze pure. Perché non puoi fare niente. Ma no, le ragazze non si devono insultare. Ma neanche gli uomini. No, gli uomini sì. No, vabbè. Un tuo pari lo fai. La ragazza deve avere un minimo di tatto. Sì, devi essere consapevole. Bisogna sempre trattare le donne con rispetto. Ricordate questo insegnamento. E chi tocca una donna è un figlio di puttana. Beh, anche se fai così? Senza il suo permesso, sì. Beh, certo. Ma se la tua compagna dice ciao, come stai? Non ti può dire. La tua compagna, sì. A un uomo puoi fare così. Aia, ma no, così no. Così ti fai male. Così poi scatta la rissa. Scatta. Sempre rispetto per i più deboli. Iscrivetevi al canale, accendete la campanella. Seguiteci su TikTok. E andate. Fallo così, fallo così. E andate. Dillo, dillo. Minchia paura. Panico, 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 paura. Paura! Tamarri!